sia fatta la luce e luce fu. Da questo video due importanti novità. La prima, un nuovo impianto luce. Se ne sentivo un attimino il bisogno, c'è da dire. E la seconda, la pagina Facebook di Miglio of Steel. Quindi per chiunque volesse essere sempre informato su quelle che sono le attività del canale, piuttosto che in retroscena dei vari video, da oggi c'è questa bellissima pagina, e sottolineo bellissima, perché l'ho fatta io, il cui link troverete sia in descrizione che qui, non lo so, da qualche parte. Comunque, bando alle ciance e partiamo con il nuovo video. Oggi, per restare in tema con il nuovo riflettore, parleremo di un mondo che di riflettori di solito non ne usa, ovvero quello del doppiaggio. Devo essere sincero, il mondo del doppiaggio mi ha sempre appassionato, non so, mi ha sempre dato un'emozione particolare pensare a queste persone che ogni giorno danno la propria voce a personaggi diversi in storie totalmente diverse tra di loro. Un giorno combatti un drago, il giorno dopo fai un discorso, un'internazione, qualcosa di veramente bello. In più questo lavoro l'ho sempre considerato davvero un lavoro utile, poiché permette alle persone che non conoscono le lingue straniere di poter godere di quelli che sono i grandi film, i grandi personaggi all'interno dei film, i grandi attori e le grandi recitazioni in un film. C'è comunque da dire che come professione è molto molto difficile. Devi avere la capacità di saper utilizzare la tua voce in ogni situazione e saperla modificare per ogni evenienza, oltre al fatto di dover essere un attore di discreto se non alto livello. Questo perché? Perché ovviamente il compito principale di un doppiatore è quello di dover rendere al meglio i concetti, ma soprattutto le interpretazioni degli attori, dalla lingua originale all'italiano. Per farvi un esempio sulle capacità interpretative di un doppiatore, pensate a Don Vito Corleone doppiato con la voce di Brandon Lee nel Corvo, ovviamente tenendo la traduzione esatta. Non avremmo comunque lo stesso effetto, semplicemente perché l'interpretazione sarebbe sbagliata, il personaggio sarebbe fuori luogo. E per farvi un esempio su questo tipo di errore, questo è quello che è successo in One Piece col cambio di voce a Ruffy, Luffy, Rubber, come volete chiamarlo, avvenuto qualche anno fa qua in Italia. Non a caso, la differenza è notevole e molte persone si sono lamentate, appunto perché il lavoro interpretativo non è stato giudicato all'altezza. Anche se in questo caso ci sarebbe da fare un discorso sull'abitudine nel sentire certe voci, ma non è questo nel luogo, nel momento adatto. Ma effettivamente qual è il lavoro che sta dietro una sessione di doppiaggio? Innanzitutto c'è la traduzione vera e propria, quella letterale, cioè il testo nella lingua originale, così com'è, viene riportato nella lingua in cui dovrà essere tradotto. Questo testo passerà poi a una fase di adattamento, poiché le lingue hanno tempistiche diverse e cadenze diverse. Con adattamento però si intende anche tante volte un adattamento culturale, che è quello che avviene spesso nelle traduzioni degli anime o dei film orientali. Dopodiché si passa alla scelta del doppiatore, una fase molto importante perché ovviamente devi cercare di rendere la voce italiana il più possibile vicina a quella originale. Per esempio, io non potrei mai doppiare una donna, a meno che in lingua originale non abbia una voce da uomo. Si passa quindi alla fase del doppiaggio vero e proprio, dove i doppiatori parlano sopra il film, ed infine si ha la fase del mixaggio, dove queste voci vengono adattate all'audio interno del film, ovviamente, l'audio originale. Detto questo, voglio spiegare perché ho voluto fare questo video. Io vedo molte persone che danno contro al doppiaggio italiano, addossandogli le colpe di non essere una traduzione letterale, di far perdere i dettagli della lingua originale e di far perdere l'interpretazione originale del personaggio. È anche vero che invece ci sono molte persone che il doppiaggio italiano lo difendono, poiché spesso va a ritoccare e migliorare quelle che sono le interpretazioni degli attori in carne ed ossa, oltre al fatto che queste traduzioni ci aiutano a capire meglio i concetti espressi nel film, che magari in determinate lingue sono chiari, ma per la nostra cultura non lo sono. Secondo me la via giusta da seguire tra queste due correnti di pensiero è quella del mezzo, del compromesso, ovvero scegliere cosa possa essere doppiato e cosa no,
Ad esempio, sarebbe impossibile doppiare uno spettacolo di Bill Hicks. Doppiare un'improvvisazione vorrebbe dire perdere tutta l'enfasi del personaggio. Però è molto utile, d'altro canto, doppiare attori come Stallone che non sanno recitare. Non a caso, se non fosse stato per Tonino Collette sui proietti, i film di Rocky e Rambo qui in Italia avrebbero avuto metà del successo che effettivamente hanno avuto. Per non parlare di Gasman nel ruolo di Mufasa nel Re Leone. Piccola parentesi personale, ci sono persone che sostengono che il doppiaggio francese di Mufasa sia migliore di quello italiano. Stiamo paragonando Jean Reno a Gasman. Per concludere, voglio farvi riflettere un attimo su una cosa. Vedo molto spesso persone, soprattutto qui in Italia, che si lamentano poiché le traduzioni delle loro serie preferite arrivano con un leggero ritardo. A volte neanche tanto leggero, vabbè. Queste persone però sono le stesse che, guardando poi la serie in lingua originale, si lamentano perché la traduzione italiana è inesatta. La mia domanda è: questi doppiaggi sono fatti male per negligenza dei doppiatori e dei traduttori? Oppure siamo noi e le televisioni a spingere queste persone a lavorare sempre più velocemente, ottenendo quindi risultati sempre più scadenti? Bene, anche per oggi siamo giunti al termine. Come sempre ringrazio il blog Micromaniacs per la colonna sonora e per le sigle. In descrizione troverete link utili, e questa volta penso che saranno davvero tanti, riguardanti il mondo del doppiaggio e le interviste ai vari doppiatori, o comunque ai doppiatori più famosi, diciamo così. Come sempre, morte a baffo buco e alla prossima!